Eccoci all'ultima cena. Prima di mangiare la cena con i suoi discepoli, Gesù compie un gesto meraviglioso ai nostri occhi. È il gesto degli schiavi di quel tempo, lavare i piedi. È meravigliosa questa umiltà del nostro Signore. Gesù, attraverso questo gesto, vuole dimostrarci il suo amore infinito per ciascuno di noi. Entrando nella solennità di questo Giovedì Santo, riflettiamo sul nostro modo di servire Dio e il prossimo. Lo facciamo con umiltà, con amore e nello spirito di servizio. Gesù si dona oggi a noi, corpo e anima. Nell'Eucaristia ci lascia la sua più grande prova d'amore. Rimane con noi sino alla fine dei tempi nel tabernacolo del mondo. Il suo sacrificio si rinnova ogni giorno sugli altari del mondo e la Chiesa ha il più prezioso dono della storia dell'umanità, l'ostia divina. Andiamo anche noi con gli occhi del cuore nel cenacolo e assistiamo alla prima messa celebrata da Gesù. Lasciamoci amare da Lui e permettiamogli di lavare i nostri piedi dalla sporcizia del peccato. Hai mai lavato i piedi dei fratelli offrendo comprensione e amore? Ti sei lasciato lavare i piedi da altri? Cosa suscita in te il dono d'amore di Gesù in questo Giovedì Santo?